diamo inizio alla celebrazione della veglia di Pasqua e seguirà subito la Santa Messa. E usciamo prima fuori la benedizione del fuoco, l'accensione del cielo pasquale e le luci si spengono in chiesa. Cielo rappresenta Cristo, luce del mondo. Nel mondo c'è il buio, c'è il peccato. Cristo viene nel mondo e celebrano i sacramenti durante l'anno. Poi c'è il scatto della Litania e proseguirà dopo aver ascoltato le letture del Vecchio Testamento e del Nuovo Testamento sulla luce. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, in questa santissima notte, nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa diffusa su tutta la terra e chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con lui in Dio Padre. Preghiamo, oh Padre, fa che la festa pasquale accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidano rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno per Cristo nostro. Cristo, ieri ed oggi, principio e fine, alfa ed omega, a lui appartengono il tempo e i secoli, a lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen.
mezzo delle sue piaghe. Cosa riesce ad accendere? Vedi se poi... che risorge gloriosa, risperda le tenebre del cuore e dello spirito. Rendiamo grazie a Dio. Cristo, luce del mondo, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Prego.
fede che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo. Il battesimo durante il periodo dell'anno. E questa notte con tanta gioia celebriamo anche l'accoglimento di Santa. Poi ricaricato in Italia che ne ci ha parlato e dopo amministriamo il sacramento del battesimo. Pregate per noi, San Giovanni Battista. Potenza, le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua, tua creatura, ad essere segno del battesimo. Fin dalle origini del tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza del sacrificio. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo, innalzato sulla croce e lo Spirito Santo, la grazia del tuo unico figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dello Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discende. Ascoltaci, Signore. Per tutti i battezzati, perché nell'aspersione del sangue e dell'acqua che scaturiscono dal costato di Cristo rinnovino la grazia della loro rinascita nello Spirito, preghiamo. Ascoltaci, Signore.
possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. A tutti auguri di buona Pasqua, perché il Signore incolmi i vostri cuori delle gioie più grandi, perché come figli di Dio e eredi del Paradiso possiate godere di questa Pasqua come segno di redenzione. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Andiamo grazie a Dio, alleluia.